volte suonano per ricordare, per fare memoria delle poliziotte e poliziotti che hanno dedicato la loro vita al servizio del paese. Un pensiero che ritorna e nel silenzio diventa assordante. È stata presentata a Lecce presso il Teatro Apollo la prima edizione del premio Falcone Borsellino, organizzato da Alfredo Pagliaro, il suo teatro leccese. In scena la compagnia Temenos Recinti Teatrali, diretta da Marco Antonio Romano, con lo spettacolo Falcone e Borsellino, storia di un dialogo, dramma in tre quadri, scritto da Maria Francesca Mariano, giudice penale presso il Tribunale di Lecce. Il testo teatrale, scritto dalla giudice per ricordare le stragi di Capaci e di Via D'Amelio, fu scelto da Rita Borsellino come testo ufficiale del centro di Palermo, intestato al magistrato, ed è andato in tournée in tutta Italia. Importanti gli interventi delle istituzioni presenti durante la serata, che hanno sottolineato la necessità di tenere vivi i sacrifici dei giudici uccisi per affermare la giustizia. La lotta alla mafia, la lotta per l'affermazione dei principi di legalità, non è un pranzo di gala, è qualche cosa che va conquistato, è qualche cosa che va diffuso, è qualcosa che richiede l'impegno di tutti, non soltanto il 23 maggio. Il valore del messaggio che questo tipo di manifestazione vuole dare alla collettività,